Mister, intanto un commento su questa partita. Sì, buonasera a tutti. Intanto, niente, la partita è stata molto difficile, così come ce l'aspettavamo, perché avevamo visto l'Arezzo giocare prima delle feste, per cui sappiamo di incontrare un'ottima squadra, al di là della classifica, che comunque in queste categorie sono un po' gli episodi che possono anche in qualche maniera compromettere sia un percorso di una stagione e sia un'intera partita. Per cui il commento di questa partita è pienamente soddisfatto, perché abbiamo vinto una partita importante e a tratti abbiamo fatto molto bene e comunque siamo riusciti a difenderci in maniera, insomma, dignitosa e ordinata sulle ripartenze dell'Arezzo. Cosa nell'intervallo, cosa ha detto ai suoi ragazzi? Perché all'inizio secondo tempo li ho visti entrare più convinti, più aggressivi, dove sono riusciti a concretizzare la mole del lavoro svolto. Sì, no, ci siamo sistemati perché loro erano il numero 10 davanti a difesa, un giocatore veramente molto forte, molto bravo, e quindi niente, abbiamo preso un po' le misure su di lui e da lì abbiamo capito che potevamo farcela, insomma, limitando le sue giocate, le sue qualità. Vista qua ad Arezzo comunque è una Ternana che gioca in scioltezza, dove possono arrivare i suoi ragazzi? Anche perché c'è la Beretti dietro l'angolo. Sì, no, beh, sinceramente durante la settimana devo ringraziare la società, perché veramente non ci sono pressioni interne, si gioca comunque, ci si allena, si lavora per la qualità dei ragazzi, per la crescita loro, per cui dove possono arrivare, non lo so, mi auguro per loro a livello individuale nel punto più alto possibile. Stiamo lavorando per questo e nel nostro campionato, insomma, cerchiamo di arrivare più in alto possibile, insomma. Okay, viviamo, grazie. Partita per partita. Grazie mister, buon lavoro. Lei, arrivederci. Grazie.